perseguire attività di formazione e ricerca, promuovere il legame tra l'Università Cattolica, le diocesi e la società, diffondendo la cultura di ispirazione cristiana, concorrere al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo, individuare e sostenere l'inserimento di studenti meritevoli in Università Cattolica, qualificare il campus dei collegi. Sono queste le principali finalità dell'Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell'Ateneo nato grazie a Padre Gemelli e ad Armida Barelli. È la sua una storia lunga ormai un secolo, a servizio delle nuove generazioni, della Cattolica e della Chiesa. Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021, nel centenario della nascita dell'Università Cattolica, Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell'Istituto Toniolo, si è soffermato sul ruolo dell'ente fondatore. Il Toniolo deve svolgere la sua funzione non con un ruolo di vigilanza, ma con un ruolo di incoraggiamento e di coscienza critica. In collaborazione con l'Università Cattolica, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa San Paolo, l'Istituto Toniolo continua la sua attività collegata al rapporto giovani, la più approfondita ed estesa ricerca dell'ultimo decennio sull'universo giovanile, un target molto difficile da raggiungere nelle rilevazioni statistiche. Il 2021 ha visto la ripartenza del terzo ciclo triennale di indagine longitudinale rappresentativa dei giovani del nostro paese della fascia di età 18-34 anni, pari a 10.600 persone. Per conto dell'osservatorio, Ipsos nel 2021 ha svolto 4 indagini tematiche, la più ampia sulla condizione di 4.000 giovani italiani, 2 ricerche internazionali per valutare l'impatto della pandemia sulle nuove generazioni, una ricerca sulle questioni ambientali. Prosegue la ricerca sugli adolescenti italiani svolta in 46 scuole distribuite su tutto il territorio, anche con approfondimenti locali e sui giovani del Sud, cui è stato dedicato un ciclo di webinar. Consolidato ambito di indagine anche il rapporto tra giovani e spiritualità, con particolare focus sugli effetti dell'emergenza sanitaria. L'osservatorio continua ad approfondire il tema dei NEET con il progetto NEETwork promosso da Fondazione Cariplo. Nel 2021 ha realizzato in collaborazione con il Ministero per le Politiche Giovanili e ANCI la ricerca Intercettare i NEET per elaborare strategie di prossimità in alcuni comuni italiani. I risultati sono stati presentati a Roma al Ministro per le Politiche Giovanili e in un webinar pubblico che ha visto la partecipazione dello stesso Ministro. Come sarà l'Italia tra 10 anni? Come affrontare i grandi cambiamenti sociali? Per rispondere a queste domande è nato nel 2019 Laboratorio Futuro, il nuovo progetto di ricerca dell'Istituto Toniolo in partnership con Ipsos, con l'obiettivo di realizzare indagini per delineare la mappa sociale dell'Italia dei prossimi anni. Diversi sono i progetti didattici e di orientamento finalizzati a promuovere l'Ateneo nelle scuole e a fidelizzare gli insegnanti che si sono laureati in Università Cattolica. Partecipano ogni anno centinaia di studenti delle scuole di tutta Italia al concorso Opera Prima, promosso insieme a molte realtà, tra cui l'editrice Il Castoro, e presentato al Festival del Cinema di Venezia in collaborazione con Fondazione Ente dello Spettacolo. La premiazione si svolge in Università Cattolica. Con il servizio Cattolica per la Scuola è stato realizzato anche il corso per insegnanti Quando la Musa non basta. 370 i partecipanti. Prosegue la collaborazione con l'Associazione Parole Ostili, progetto di sensibilizzazione contro l'ostilità delle parole in rete, e con il concorso Romane Disputationes, con l'intento di risvegliare l'interesse per la filosofia e sviluppare le capacità critiche e dialettiche degli studenti della scuola secondaria superiore. Nel 1990 l'Istituto Toniolo ha istituito a Napoli un consultorio familiare che affronta problematiche sociali, psicologiche, sanitarie e relazionali. L'attività del consultorio è ritenuta dalle istituzioni come particolarmente preziosa in quanto opera in aree di grande criticità.
Dal 1 luglio 2021 l'attività del consultorio familiare viene esercitata da Fondazione EOS Onlus, che ne ha ereditato la trentennale esperienza, acquisendone competenze, progetti, personale e strutture. L'Istituto Toniolo, dal mese di ottobre 2021, è soggetto responsabile di Restart, un progetto condiviso con Fondazione EOS per l'implementazione di un sistema di contrasto al maltrattamento dei bambini nei territori di Napoli, Benevento, Caserta, Avellino, Salerno. L'Istituto Toniolo dal 2011 è impegnato nella valorizzazione di studenti meritevoli provenienti da tutta Italia attraverso un articolato piano di borse di studio in collaborazione con Università Cattolica e Fondazione Educat. A causa dell'emergenza sanitaria, l'annuale concorso nazionale per l'assegnazione di 100 borse in base al merito accademico e altre 100 borse a studenti diplomandi di tutta Italia è stato convertito in una formula completamente a distanza. Grazie a molteplici iniziative, più di 400 studentis del campus dei collegi ottengono annualmente certificazioni linguistiche e frequentano corsi dedicati di formazione. L'Istituto, in questo modo, qualifica ulteriormente il progetto educativo offerto dal campus dei collegi, mettendolo in condizioni di competere con le migliori proposte residenziali universitarie del Paese. Il Toniolo promuove la dimensione internazionale della Cattolica nella formazione degli studenti, interpretandola in chiave di solidarietà. Attraverso il Charity Work Program ha finanziato dal 2009 ad oggi oltre 310 borse di studio a studenti di tutte le facoltà e le sedi dell'Ateneo, con la possibilità di vivere un'esperienza unica di volontariato presso le missioni e i progetti dell'Università Cattolica attivi in paesi emergenti e in via di sviluppo. Durante il periodo della pandemia è stata sostituita da progetti di volontariato nazionale. Così il Toniolo incentiva buone pratiche e concorre a promuovere in modi diversi la terza missione dell'Università Cattolica, quella che la proietta al servizio della società dopo la ricerca e la formazione. Il Toniolo svolge il ruolo di cerniera tra l'Università Cattolica e le chiese diocesane anche attraverso la rete dei delegati e degli amici dell'Ateneo, con iniziative formative e culturali. La storia dell'università è innanzitutto storia di persone che la vivono e l'hanno vissuta nel tempo. Il video 100 storie, 100 volti, promosso da associazioni amici e alunni, ha raccolto la testimonianza di tantissime persone che, con ruoli e provenienze diverse, riconoscono come l'università abbia impresso un segno nella loro formazione. Cattolico italiano, che cosa pensi? È l'interrogativo che costituisce il centro della lettera scritta dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in occasione dei centenari del Toniolo e dell'Università. Alla provocazione hanno reagito alcuni laureati dell'Ateneo, che, da credenti, operano in campi diversi. Ne è nato un libro edito da Vita e Pensiero, dal titolo Ci vorrebbe un pensiero. Il 2021 è stato anche l'anno di Armida Barelli. A questa straordinaria protagonista della nascita dell'università è dedicata la graphic novel Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei. Ideata e curata da Tiziana Ferrario, Franco Cosimo Panini editore. A partire dalle tavole della graphic novel è stata allestita una mostra richiesta in più di 100 località in tutta Italia per eventi organizzati prima e dopo la beatificazione. La giornata universitaria, le borse di studio, la qualificazione del sistema collegi, l'osservatorio giovani, le iniziative di orientamento e di formazione per studenti e insegnanti hanno trovato nella collaborazione degli amici e dei delegati un valido aiuto per la divulgazione su tutto il territorio. Oggi la rete si è ampliata e i contatti nelle diocesi sono cresciuti a 85 delegati attivi. Grazie alla risposta generosa di tanti amici, sono state istituite per gli studenti diverse borse in memoria e, in occasione del centenario, ulteriori 12 borse di studio intitolate ai fondatori dell'Ateneo. Con i fondi raccolti nelle diocesi in occasione della giornata per l'Università Cattolica,
L'Istituto opera anche a favore dell'impegno diplomatico della Santa Sede. Ne è un esempio il Fellowship Program. Grazie alla collaborazione con le missioni permanenti della Santa Sede presso gli organismi internazionali in Ginevra, New York, Parigi, Roma, Strasburgo e Vienna, ha inviato 41 studenti motivati e competenti per un'esperienza formativa unica. L'Istituto si è impegnato inoltre nella promozione dell'attività dei centri d'Ateneo e dell'archivio storico. Comunicazione, formazione, iniziative editoriali sono queste le principali attività del centro di Ateneo. Numerosi docenti e studiosi hanno contribuito alla realizzazione del Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, da cui è nato il portale rivista online Le Cose Nuove del XXI secolo. Attualmente il progetto più importante a cui il centro sta lavorando, anche grazie al sostegno economico dell'Istituto Toniolo. I contenuti del dizionario sono divulgati presso le diocesi e le parrocchie.